Sono Marco, ho 7 anni e sono qui per raccontarvi una storia. Io ero figlio unico. Da tanto tempo volevo un fratellino e finalmente, un giorno, la mamma mi disse che entro pochi mesi ne avrei avuto uno. Così la mamma diede alla luce il mio piccolo fratellino. Ero così felice, potevo finalmente avere qualcuno con cui giocare. Un giorno, tornato da scuola, vedo mamma e papà tanto preoccupati. Mi dicono che il mio fratellino ha la febbre ed è stato male e che dobbiamo andare dai dottori, all'ospedale. Io subito mi spavento, ma loro mi tranquillizzano. Nel frattempo, al mio fratellino è salita la febbre. Accompagno i miei genitori a fare le analisi in ospedale. Lì, il mio fratellino fa un prelievo di sangue per un test genetico. Al mio fratellino fanno anche un esame che si chiama EEG, e cioè mettono dei fili in testa. I dottori fanno tante domande a mamma e papà. Dopo le analisi, i medici ci riferiscono che il mio fratellino ha una malattia molto rara che noi non abbiamo. Si chiama sindrome di Dravet. Questa malattia è causata da un'alterazione nel DNA che è legata ai canali del sodio, che regolano il funzionamento dei neuroni, cioè le cellule del cervello. Il mio fratellino cresce con questa malattia, che gli causa molti problemi anche quando va a scuola. Spesso viene preso da forti scosse, come se fossero delle scariche elettriche. I medici le chiamano crisi e possono durare anche più di un'ora. Per calmarlo, le maestre devono dargli tante medicine. Il mio fratellino fa fatica a parlare bene, ciondola quando cammina e non ha tanti amici. Per questo gli sto sempre vicino. Anche a casa non può stare sereno. Di notte a volte sta male e può avere delle crisi. Il dottore che segue il mio fratellino dice che le medicine non servono a farlo guarire, ma solo a calmare le crisi e le scosse e a fare in modo che ne abbia poche. Non esiste una vera cura, o perlomeno non è ancora stata scoperta. A volte il mio fratellino si ferma incantato per tanto tempo e sembra che non mi ascolti. Altre volte sviene, cade a terra e trema tutto. Adesso ha iniziato a portare un casco, ma non per andare in bici. Serve ad evitare che si faccia male durante una crisi. Non sappiamo mai quando accade. Può succedere anche più volte al giorno. Ci sono periodi, invece, in cui non succede mai. Il dottore mi ha detto che c'è un modo per aiutarlo. Ci sono infatti tante persone che studiano per capire come combattere la sindrome di Dravet. Alcuni medici speciali, che vengono chiamati ricercatori, hanno capito perché i neuroni non funzionano bene. Quindi tante famiglie, medici, ricercatori, amici e personaggi famosi come Matteo Manassero si sono uniti in un'associazione, la Dravet Italia Onlus, che raccoglie fondi per far crescere la ricerca. Anche noi bambini possiamo dare una mano. Come? Donando anche poco, aiuteremo i ricercatori a scoprire come far guarire i bambini affetti da questa rara malattia. Se vedi un amico in difficoltà, non giudicarlo e deriderlo. Aiutalo e stagli vicino. Thank you.